Mister, partiamo dal fischio finale perché ho visto quei 5 metri pugni chiusi ad esultare, era troppo importante questa conferma. Troppo importante per i ragazzi, troppo importante per ridare certezze a questi ragazzi che erano sottoterra, erano a livello mentale, quindi hanno saputo soffrire l'ultima mezz'ora giocando poco al calcio, l'ultima mezz'ora però mi ha fatto delle ottime ripartenze, ma eravamo sempre sulle seconde palle indietro, ma la posta in palio è talmente grande che è comprensibile, sono umani, però grande spirito di sacrificio, grande voglia di portare a casa la vittoria. L'analisi complessiva della partita parla di un primo tempo, prima mezz'ora di ottimo Livorno. Poi è nata qualche difficoltà anche perché la Ternana pressava molto alto, soprattutto nella ripresa, e proprio lì è arrivato il gol. Sì, è vero, primo tempo abbiamo fatto molto bene, qualità di gioco, non abbiamo mai buttato via la palla, abbiamo cercato di entrare con i centrocampisti. E poi secondo tempo siamo calati perché abbiamo speso tanto senza trovare il gol e i ragazzi si sono un po' impauriti. Allora abbiamo arretrato un po', però abbiamo giocatori con gamba, perché ho messo dentro Bonino, Vaiuscia a gamba, Baez a gamba, Daniele se c'è campo comunque ha una buona progressione. E abbiamo sofferto, ma la Ternana è una buona squadra, perché la Ternana ha dei giocatori che poi sono quelli che piacciono a me, con l'uno contro uno, e quindi merita questa squadra che ha dei valori, ma se abbassa l'asticella escono fuori molti difetti, quindi noi abbiamo bisogno di tenere sempre l'asticella alta, però contento per tutto l'ambiente. L'ultima cosa, guardando la classifica, dietro si muovono, nessuno si addormenta e davanti non vanno fortissime, è ancora tutto da decifrare lì nella pancia della classifica. Obiettivo 33 punti, quello che c'è avanti non mi interessa niente. Siamo a 3 punti dai play-out. Stop.